Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre, perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del battesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore per risorgere con Lui a vita nuova. Insieme ripetiamo: purifica e benedici la tua Chiesa. Dio Creatore, nell'acqua e nello Spirito, Tu hai dato forma e volto all'uomo e all'universo. Cristo Gesù, dal costato trafitto sulla croce, hai fatto scaturire i sacramenti della nostra salvezza. Spirito Santo, dal grembo battesimale della Chiesa ci fai rinascere come nuove creature. O Dio che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, nel giorno memoriale della risurrezione, benedici il tuo popolo e ravviva in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo e la grazia della prima Pasqua nel battesimo. Dio Onnipotente, ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco ed esse mi seguono.
io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre mio siamo una cosa sola. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Si concentrano tante cose, carissimi fratelli e sorelle, nella liturgia odierna, quarta domenica di Pasqua, ormai da 59 anni, dedicata da parte della Chiesa Cattolica come giornata delle vocazioni. In merito, Papa Francesco ha un messaggio anche abbastanza breve, consiglio anticipa, ci tornerò nel corso della predica, consiglio tutti quanti di andarselo a leggere, è facilissimo da recuperare, basta digitare due parole, Papa Francesco, giornata delle vocazioni. E anche la festa della mamma, e quindi un grazie e un onore a tutte quante le mamme, e anche ormai quasi due mesi di guerra. Tante cose diverse, bellissime e bruttissime. Concelebrano quest'oggi con noi due sacerdoti di Crotone, Don Pasquale e Don Simone. Poi vedo un folto gruppo di scout. Da dove siete, ragazzi? Forte perché sono sordo. Benissimo, ben trovati, ben arrivati. E ricordiamo anche l'anniversario di nozze dei coniugi Gasparini. Vocazioni. Papa nel suo messaggio evidentemente dice due tra le tante cose, un messaggio abbastanza breve ma dice molto. Sono due cose che vorrei rilevare e che sono anche particolarmente calzanti con il Vangelo e le letture di oggi. Dice anzitutto una situazione di crisi circa le vocazioni, soprattutto sacerdotali. Una situazione che dice, come dire, una mancanza, un vuoto, ma una situazione che bisogna saper leggere come tutti i vuoti. Tutte le volte che abbiamo il sacco vuoto, rovistiamo un po' meglio e vedremo che non è mai tutto vuoto. C'è sempre qualche cosa di molto sorprendente che riusciamo a recuperare anche nelle situazioni di grave carenza, di grave crisi. E questo qualcosa che appunto possiamo recuperare è quella parola che il Papa aggiunge, modificando un pochino, complementando la parola vocazione, dice convocazione. Vocazione non è semplicemente un fatto individuale, certo è un fatto personalissimo che tocca al profondo della nostra coscienza, quella profondità che in maniera piena solo il Signore conosce.
perché nessuno ci conosce come Lui, neanche noi stessi. Certo, vocazione vuol dire avere il coraggio, l'audacia di riconoscersi amati dal Signore. La Chiesa ha modificato un pochino la preghiera della gloria che abbiamo appena recitato. Non si dice più gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra appunto agli uomini di buona volontà, ma si dice agli uomini, all'umanità, uomini e donne, amati dal Signore. La vocazione è crederci, scommetterci, soprattutto mettendosi in ascolto di quella voce del Signore, del Maestro, del Buon Pastore, che passa attraverso la nostra coscienza e per la quale la nostra coscienza è proprio destinata. La parola e la voce del Signore non sono la nostra coscienza, ma senza la nostra coscienza non arriva nessuna parola del Signore. E vocazione è certamente dire davanti al Signore: che cosa vuoi, chi sono io? Che cosa vuoi che io faccia? Fa che io veda chi sono io e che sappia attuare almeno qualcosina di quello che mi doni di poter fare. Certo, questo è vocazione, ma vocazione è anche convocazione, vale a dire con chi sono chiamato, perché appunto non è una questione di cani sciolti. Cristiano non è un cane sciolto, non è un eroe. Semmai dovrebbe essere un santo, ma ricordiamoci che un santo, una santa, in primo luogo, sono un fratello e una sorella con cui si condivide un cammino. Magari ci tirano la volata, magari ci accompagnano, magari anche possono in qualche maniera seguirci se diamo buona testimonianza. Convocazione, con chi noi siamo chiamati. E allora il fatto che ci siano pochi preti, miei cari, possiamo leggerlo anche così. Possiamo leggerlo come un'occasione per ripensare tutti quanti alla nostra convocazione. Cominciamo da noi preti, magari, perché non è il caso di cominciare a battere il petto altrui, battiamo il nostro. Io non so se i miei confratelli di Crotone sono d'accordo con quello che dico, ma secondo me noi preti siamo la razza più anarchica che esista a questo mondo. E siccome abbiamo chi più, chi meno, magari, chi meglio, chi magari non altrettanto bene, ma abbiamo la consapevolezza che il Signore ci ha tirato un'occhiata veramente potente, mamma mia, ci sentiamo chissà chi. E pecchiamo nel confondere una vocale piccola piccola
confondiamo una E con una A. Confondiamo la parola elezione, elezione è praticamente sinonimo di vocazione, con la parola elazione. Elazione è una parola che gli psicologi ci spiegherebbero subito, dice semplicemente il senso che abbiamo, ahimè, spesso e volentieri, di sentirci individualmente superiori a chissà chi. Allora, diciamo pure che noi preti spesso e volentieri pecchiamo in questa confusione. Elezione è una cosa, ma l'elezione è sempre anche convocazione. Elazione è una degenerazione. È un equivoco, è un'illusione, perché in realtà, appunto, con voi, direbbe Agostino, sono cristiano, per voi sono vescovo, per voi sono prete. E questo è un meccanismo che dovremmo ricordarci bene o male tutti quanti. Perché anche voi, carissimi laici, fratelli e sorelle, battezzati nel nome del Signore Gesù, siete pure voi sacerdoti. E il sacerdozio universale dei fedeli par bene che conti di più di quello specifico ministeriale, che è funzionale precisamente a servire quello universale. Convocazione. Forse il fatto che noi veniamo meno, un po' magari scontiamo il nostro peccato, perché ci siamo sentiti classe, tra virgolette, eletta, nel senso elata, nel senso appunto di a parte. Sì, messi a parte è vero, ma messi a parte per. E però io vi chiedo, battezzati nel nome del Signore Gesù, forse tutti quanti noi pecchiamo seriamente contro questa convocazione, cioè contro la fraternità che sta alla base dell'esperienza cristiana ed ecclesiale. I guai della Chiesa, a mio debole parere, ma poi ci sono pareri meno deboli del mio, sta in che cosa? Forse sta proprio in questo. Non tanto nella penuria, non prima di tutto nella penuria di sacerdoti, non tanto nella crisi troppo facile della famiglia, eccetera, eccetera. Sta nel fatto che manca veramente quella dimensione di fraternità e, se vogliamo dirla anche più ampiamente, sororità, che viene ad essere effettivamente deficiente, mancante, all'interno della vita della Chiesa a diversi livelli. Fraternità che è appunto condividere la fede, che è condividere l'ascolto della voce del Signore, che è condividere la cosa più bella, più buona, più vera di cui possiamo disporre. Dice il Papa ancora nella sua lettera, cita un proverbietto d'Oriente, dice: il sapiente, la persona saggia, quando vede un uovo, vede già una grande aquila librare nel cielo.
quando vede un seme, vede già un grande albero rigoglioso di frutti, e quando vede un peccatore o anche una persona mediocre, è capace di vedere un santo. Questo è l'occhio di Dio, perché la vocazione è proprio che passa attraverso la nostra coscienza, il nostro desiderio, però ci trasforma. E non sono mai trasformazioni, come dire, indolori. È un parto, è una nuova nascita, la fede ci dice così, la testimonianza evangelica. Se non rinasciamo dall'alto, dall'acqua e dallo Spirito, non vediamo il regno di Dio, ha detto Gesù a Nicodemo. E tutti i parti sappiamo che sono dolorosi. Dolorosi per chi partorisce, dolorosi per chi è partorito. Ecco, forse proprio questa è una bella occasione. È una bella occasione in cui riagguantare la nostra vocazione cristiana, ribaltando il nostro individualismo e mettendoci davvero nelle condizioni di chi percepisce la bellezza e la verità di quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Dice Gesù: nessuno può rapire le pecore dalla mia mano, nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio, perché il Padre mio è più grande di tutti. Ecco, a noi, a ciascuno di noi, è affidata l'esperienza, la certezza, la testimonianza della maggiore grandezza di Dio. E questa è la base della nostra convocazione. Domandiamo davvero al Signore di ritrovare questo slancio in un tempo appunto che viviamo come tempo sinodale. Dappertutto nelle chiese locali si celebrano questi sinodi, che vuol dire proprio cammino assieme, camminare assieme, no? E camminare assieme vuol dire nient'altro che appunto rispondere a questa vocazione, a questa convocazione. Domandiamo questa grazia e davvero crediamoci fino in fondo.